Detto questo, ho scelto Grocchio per introdurre la seconda parte del mio discorso. Fin qui mi rendo conto che è stata molto pesante l'introduzione, però era fondamentale perché se non capiamo bene questi concetti quando andiamo a parlare di musica medievale, veramente non sappiamo di cosa stiamo parlando. Perché dire musica medievale e dire praticamente nulla è come dire musica del XX secolo. Dentro ci può stare Schoenberg e Aznavour. Mi spiego? Sono tutti e due musica del XX secolo. Allo stesso modo, nella musica medievale possiamo mettere un inno carolingio dell'VIII secolo, e un componimento dell'Ars Nova del XIV, una caccia a tre voci, che fanno parte tutte e due della musica medievale, ma sono due cose completamente diverse. Quindi la prima cosa che dobbiamo metterci in testa, se vogliamo insegnare la musica medievale a qualcuno, è che dire musica medievale non vuol dire nulla. Dobbiamo parlare di musiche medievali, di musiche del Medioevo, e andare a cercare le situazioni, i contesti e le persone che facevano musica nel Medioevo. Quando io mi trovo a spiegare la musica medievale ai bambini, lavoro sempre in questo modo ed è quello che propongo adesso a voi come proposta didattica. Questa è la parte veramente didattica del mio discorso. Isolare innanzitutto delle categorie. Cioè, quando parliamo di musiche, a che cosa ci riferiamo? Prima grande distinzione, musica sacra e musica profana. Sembra semplice, ma non lo è. E vi spiego perché. La cosa più facile da dire sarebbe la musica sacra e la musica della liturgia, cristiana in questo caso perché stiamo parlando dell'Occidente cristiano, quindi tutto il canto gregoriano e tutto il resto è la musica profana. Sbagliato. Perché? Perché c'è tanta musica sacra che veniva fatta fuori dai monasteri, che non faceva parte della liturgia. Per esempio, le laude. Sapete cosa sono le laude? Sono dei repertori di canti processionali che nascono dopo l'avvento dell'ordine francescano, quindi di Francesco d'Assisi. I monaci francescani nel XIII secolo inventano questo modo di cantare molto semplice, con dei testi non in latino, ma in volgare, che potevano essere facilmente imparati dalla gente e cantati durante le processioni. Questa è musica sacra, ma non si fa nei monasteri. Quindi, anche la musica profana, dire la musica profana è tutta quella che non ha a che fare con la liturgia, con la Chiesa, anche qua dobbiamo stare attenti perché ci sono territori di confine che sono pericolosi. Un esempio, il Libre Vermeil de Montserrat. Mai sentito nominare? Montserrat è un monastero che si trova vicino Barcellona, in Catalogna. E a Montserrat arrivavano durante il Medioevo tantissimi pellegrini. C'era un problema che questi pellegrini dormivano intorno alla chiesa di notte e per passare il tempo ballavano, si portavano dietro i loro strumenti musicali e facevano delle musiche da ballo. E questa cosa ai monaci non piaceva perché il ballo veniva considerata una cosa peccaminosa, una cosa pericolosa, perché il diavolo poteva infilarsi in mezzo. Allora, che cosa fanno i monaci? Dicono: non possiamo chiedere ai pellegrini di smettere di ballare perché non lo faranno mai, però possiamo convincerli a cantare dei testi sacri dedicati tutti alla Vergine, alla Madonna, sulle melodie su cui loro ballano. E quindi i monaci di Montserrat si inventano questo repertorio di balli del sud della Spagna con dei testi bellissimi che parlano dei miracoli della Madonna.
e li trascrivono in un libro che ha la copertina rossa, che è stato ritrovato nel monastero di Monserrate, quindi si chiama Libre Vermei, cioè il libro rosso. Anche qua, questa è musica profana, però ha un testo sacro. Allora, è musica sacra o è musica profana? Vedete che sono territori di confine. Un altro bellissimo repertorio che pone dei grossi problemi, le Cantigas de Santa Maria. Anche queste famosissime, un repertorio creato in Galizia, quindi nell'ovest della Spagna, alla corte di un re che si chiamava Alfonso X il Sabbio, che esortava i suoi musicisti e i suoi poeti a scrivere delle cantigas, cioè delle opere poetiche musicate dedicate alla Madonna, alla Vergine, che anche qui avevano a che fare o con la lode o con i miracoli della Vergine. Il problema è che le melodie che si usano per scrivere queste cantigas sono tutte di origine popolare. Tutte. Cioè, come se oggi noi prendessimo le canzoncine popolari che cantiamo tradizionalmente, adesso non mi vengono esempi francesi, però ci siamo capiti, e li utilizzassimo per scrivere delle preghiere. Capite che sono territori di confine molto difficili da interpretare. Altra distinzione, musica vocale e musica strumentale, questa è più facile. Diciamo che la musica vocale è tutta quella in cui si canta. Quindi il canto liturgico, il canto non liturgico, perché c'è anche il canto profano, e anche il canto accompagnato dagli strumenti, che è una cosa che nelle chiese si è cominciato a fare non prima del XII secolo. Quindi un'altra grande rivoluzione che avviene dopo la fine dell'Alto Medioevo è proprio il fatto che si inizia ad accompagnare il canto nelle chiese con gli strumenti. Perché? Perché adesso nelle chiese non cantano più solo i monaci, canta tutta l'assemblea. E all'interno dell'assemblea non tutti sanno cantare e c'è bisogno degli strumenti che aiutano la voce. Pensate al corale protestante. Che cos'è il corale? È una melodia che è pensata per essere cantata da tutti, anche da chi non conosce la musica. Però per fare questo ci deve essere l'organo. È molto difficile cantare un corale a quattro parti senza l'organo se non si è musicisti. Lo stesso problema si pone adesso nel Medioevo. Adesso che tutti vogliono cantare nelle chiese, bisogna accompagnarli in qualche modo, bisogna dargli un sostegno. Poi c'è anche della musica solo strumentale. E qua è un grande problema, perché la musica strumentale veniva scritta molto raramente. Tutta la musica scritta strumentale del Medioevo che noi conosciamo è molto tarda. Comincia dal XII secolo in poi, perché buona parte della musica strumentale medievale veniva tramandata a memoria, oppure veniva improvvisata. Ma questa cosa, se ci pensate, non è tipica solo del Medioevo. Anche oggi, tantissima musica strumentale che si fa nel mondo non viene scritta. La musica tradizionale non è scritta. I musicisti tradizionali si tramandano le melodie imparandole a memoria, non le trascrivono. Quindi questo è un problema che c'è ancora oggi. L'altra grande distinzione che dobbiamo fare in campo didattico è tra monodia e polifonia. Quindi tra musica monodica, fatta da un unico andamento melodico, e polifonia. Quindi musica fatta da più melodie sovrapposte. Ora, da un punto di vista didattico, è possibile praticarle entrambe. Sicuramente la monodia è più facile imparare un canto gregoriano con i bambini, però anche la polifonia medievale può dare dei grandissimi risultati. Questo ve lo dico per esperienza personale, perché specialmente la prima polifonia, quella che vedremo si chiama Ars Antiqua, si basa su delle melodie a due o massimo tre voci molto semplici, che sono abbastanza facili da suonare e danno dei grandi risultati, perché
suonare in un gioco polifonico è molto bello per un musicista, ci si sente veramente parte di un organismo, non so come spiegarvi, proprio ci si sente parte di una costruzione più grande, secondo me didatticamente è molto bello. Detto ciò, la mia proposta didattica è questa: isolare dei luoghi della musica, dei luoghi, delle situazioni, dei personaggi e dei generi musicali di conseguenza, che si possono analizzare, studiare attraverso le fonti che abbiamo e anche riproporre, perché no? Cominciamo. Il primo, quello con cui vi ho ammorbato finora, è il monastero. Il monastero va preso per forza in considerazione perché, vi dicevo, è proprio il laboratorio da cui parte tutto, quello dove viene conservato il sapere della musica. Questo è un monaco che scrive, vedete, che scrive su un libro, in uno scriptorium, cioè in un laboratorio in cui si producono dei libri manoscritti. Questa cosa qui, questa trasmissione della cultura scritta veniva fatta solo nei monasteri. Quindi i monaci erano i custodi di tutta la teoria che c'era alle spalle. Oltre a questi monaci c'erano i monaci cantori, quelli che cantavano. Quindi analizzare il monastero non può prescindere dalla figura del cantore. Chi è il cantore? È il monaco che è stato addestrato per cantare. Quindi la domanda che possiamo porci con i ragazzi è: quale musica risuonava nei monasteri? Qual era la musica che noi avremmo ascoltato all'interno di un monastero nell'Alto Medioevo? Ovviamente il canto liturgico. Quale canto liturgico? Vi ho detto, dipende da dove eravamo. Se eravamo a Benevento, oppure se eravamo a Melk, oppure a San Gallo, oppure a Valladolid, oppure a Milano, oppure ad Aquileia, avremmo sentito repertori diversi prima dell'età carolingia. Dopo l'età carolingia tutto veniva più o meno uniformato. E può essere molto bello provare a cantare il gregoriano con i bambini, ascoltare il gregoriano e cantarlo. Tra l'altro esistono oggi molti studi e molte anche incisioni discografiche dei vecchi repertori, quelli precedenti all'età carolingia, perché quelli si sono comunque conservati e quindi è abbastanza facile mettere a confronto i diversi stili, sentire come lo stesso canto veniva cantato in maniera completamente diversa a Benevento oppure a Milano. Ecco perché vi ho messo queste due immagini del canto liturgico, per farvi vedere alcune fonti anche iconografiche che noi abbiamo ancora oggi. Quello a sinistra è una pagina di un corale del 1400, questa pagina qui è alta un metro, è grande così, sono dei libri grandi così e alti così. Ne potete vedere alcuni bellissimi o al Museo Medievale a Bologna oppure al Museo dell'Opera di San Petronio, che si trova dentro la chiesa di San Petronio. Perché erano così grandi questi corali? Perché, come dice il nome, servivano al coro, venivano messi in mezzo al coro dei monaci che doveva riuscire a leggere le note anche da lontano. Quindi erano enormi questi libri qua. Questo a destra invece è un testo moderno, non è un manoscritto medievale, è una pagina che viene da un libro che si chiama Graduale Triplex, che viene edito ancora oggi dal Vaticano, è un volume grande così, costa 30 euro, è un Graduale Romanum Triplex e contiene tutti i canti della liturgia gregoriana, quindi tutti i canti che vengono usati oggi nella Chiesa Cattolica, nella liturgia ufficiale, scritti con la grafia antica, vedete? Ma la cosa meravigliosa è che sopra e sotto il rigo, vedete, sono stati aggiunti i neumi in campo aperto. Sopra di solito sono quelli della notazione francese gallicana, sotto quelli della notazione di Benevento, beneventana. Questi qua sono delle
edizioni fatte per gli studiosi, per quelli che studiano la paleografia musicale, cioè proprio il modo di scrivere antico delle note, per far vedere come si è evoluto il modo di scrivere lo stesso neuma. Però sono utilissime in campo didattico per fare vedere come i neumi in campo aperto diventano le note sul tetragramma. Se voi ci fate caso, se voi li osservate in maniera attenta, vedete come più o meno corrispondono. Quindi questo vi fa vedere proprio le varie fasi dell'invenzione della scrittura della musica, dell'altezza delle note. Altro luogo dove si faceva musica era fuori dai monasteri, ovviamente. In tutto l'Alto Medioevo tenete conto che praticamente non esistono le città. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, le città lentamente ma inesorabilmente si spopolano, si rimpiccioliscono, perché vivere in città non è più sicuro, perché viene a mancare l'autorità dello Stato, dell'impero. È come vivere in una città dove non c'è il sindaco, non c'è la polizia, non ci sono i vigili, non c'è nessuno che cura le strade, nessuno che si occupa dei servizi pubblici. Non ha più senso vivere in città, diventa anche pericoloso. E allora la gente preferisce abbandonare le città e andare a vivere nei castelli fortificati, il fenomeno che si chiama incastellamento dell'Alto Medioevo. Per esempio a Bologna, se voi andate a vedere il plastico che si trova al Museo Medievale, scoprirete che la città medievale, alto medievale di Bologna, era più piccola della metà della città romana. Si rimpicciolisce della metà. Poi nel basso medioevo ricresce di nuovo fino alla cerchia di mura del 1200, che è quella che si vede oggi. Ma a un certo punto Bologna diventa minuscola, grande praticamente quanto Piazza Maggiore. Buona, quella lì, stop. Perché non è più sicuro vivere in città. E allora quali diventano i centri culturali al di fuori dei monasteri? Le corti. Le corti dei singoli castelli, dei singoli signori. Non sto ad aprire polemiche sulle gerarchie feudali, perché non è il caso, però anche quello fa parte dei tanti luoghi comuni del Medioevo che dobbiamo un po' smontare. Questo fatto che c'erano i valvassini, i valvassori, i vassalli, non era esattamente così, le cose erano un po' più complicate, però diciamo che c'erano questi signori che avevano il controllo su un pezzo di territorio, su un feudo, avevano i loro castelli fortificati, all'interno dei castelli avveniva una grande vita culturale. E quali erano i personaggi che facevano musica all'interno dei castelli? Chi potevano essere? Anzi, quali generi di musica innanzitutto si facevano nei castelli? Fondamentalmente tre generi, secondo me. Innanzitutto si coltivava quel tipo di musica che era assolutamente vietata nei monasteri, cioè la musica strumentale, la musica degli strumenti musicali. Questo che cosa comporta? Che all'interno dei castelli bisognava anche costruire gli strumenti musicali. C'era bisogno di qualcuno che sapesse costruirli. E questa è un'arte che si sviluppa nell'Alto Medioevo, nei castelli. Prima. L'altro genere tipicamente castellano era la lirica, i poeti che cantavano. E qui mi riferisco ovviamente soprattutto alla lirica provenzale, alla lirica trovadorica, che è un fenomeno che avviene in un momento preciso del Basso Medioevo, tra l'undicesimo e il tredicesimo, quasi quattordicesimo secolo, e avviene in un'area precisa, che è quella zona compresa tra il centro-sud della Francia, i Pirenei, una parte della Catalunya, con delle propaggini fino all'ovest della Spagna e in parte anche l'Italia settentrionale. Ci sono trovatori anche a Bologna, per intenderci, anzi ne conosciamo uno che si chiamava Rambertino Buvalelli, che è l'unico trovatore bolognese che conosciamo, ma che è un fenomeno che poi ha delle ripercussioni in tutta Europa. Pensate per esempio
alla corte di Federico II a Palermo, alla scuola siciliana, che non ha niente a che fare con la musica, perché non venivano cantate quelle poesie là, venivano solo scritte, però derivano direttamente dai modelli provenzali. E poi l'altro genere che sicuramente veniva coltivato nei castelli era la musica da ballo, la danza. Ovviamente i monaci non potevano ballare, nei castelli invece si ballava tanto, perché la musica serviva anche come intrattenimento. E quindi chi è che faceva musica? Erano due le figure. Una che è una figura universale in tutta Europa, che sono i giullari. L'altra è quella dei trovatori, cioè questi poeti non necessariamente nobili, c'erano anche trovatori di estrazione sociale molto umile, molto bassa, che erano poeti e musicisti, perché scrivevano e suonavano anche le musiche per le loro opere. Quindi la domanda che ci possiamo porre è: quale musica avremmo ascoltato all'interno di una corte? Che tipo di musica? Sicuramente non il canto liturgico, dicevamo, ma o musica da ballo, o lirica cortese, o musica legata a delle cerimonie precise, perché la musica ha anche un forte significato nei rituali profani, pensate. Per esempio, nelle cerimonie di investitura dei nobili c'era della musica, all'inizio della caccia c'era della musica, sempre. Quelle erano tutte manifestazioni musicali che facevano parte della musica di corte. E poi la musica che ha una funzione di intrattenimento, questa è una cosa che dice molto bene Grocheio, vi ricordate quello studioso che vi ho citato prima del 1300, dice: c'è un tipo di musica che si fa solo per divertirsi, e quella ha tutta la dignità di essere musica, no? E poi la danza, quindi della musica pensata espressamente per essere ballata. E qui di repertorio ce n'è tanto, è tutto abbastanza tardo. Queste sono tutte musiche, diciamo, dal XIII secolo in poi che conosciamo, ma ce n'è tanta, ci sono tanti repertori, proprio anche tante pubblicazioni che sono state fatte. Perché tutta questa musica strumentale che serviva in queste occasioni di corte, quindi da suonare durante i banchetti, per far ballare, durante le cacce, le investiture, veniva trascritta in dei codici, abbiamo dei libri medievali fatti solo di musica profana, ne abbiamo tanti che sono stati trascritti, e questi sono molto utili dal punto di vista didattico. Poi non si può parlare di musica medievale profana senza fermarci un attimo su questa figura, quella dei giullari, perché anche qua abbiamo molte idee confuse. Chi erano i giullari? L'idea che noi abbiamo del giullare, quello col cappello a sonagli, con lo scettro, vestito in maniera strana, deriva anche lì dal romanticismo, soprattutto da un certo romanticismo francese, soprattutto un lavoro che ha fatto un signore che si chiama Victor Hugo, però vabbè. In realtà è un'immagine che non corrisponde proprio al vero, perché chi erano i giullari? I giullari innanzitutto erano musicisti professionisti, era gente che per mestiere faceva della musica, ed erano quelli che nel Medioevo sapevano suonare gli strumenti, che non era una pratica così diffusa, erano quelli che sapevano suonare, i giullari, che avevano la tecnica oltre che il repertorio. Poi sapevano fare anche tante altre cose, erano anche mimi, giocolieri, erano esperti dell'arte corporea, diciamo così. E il loro mestiere consisteva proprio nell'intrattenere le persone, ma anche nel far circolare i repertori musicali, erano quelli che suonavano i giullari. Tenete conto che ovviamente nel Medioevo non c'erano supporti per diffondere la musica, non c'era la radio, non c'erano i dischi. Quindi l'unico modo per conoscere una nuova melodia era ascoltarla per strada da un giullare. E questi giullari spesso lavoravano anche all'interno delle corti. Erano liberi professionisti che andavano in una corte
e prestavano la loro opera di musicisti, di uomini di teatro, di poeti, improvvisatori, eccetera, eccetera. Quando si stabilivano dentro una corte, quindi quando venivano assunti da un signore e lavoravano solo per lui, diventavano ministeriales, cioè menestrelli, come diciamo noi in italiano. Questa è la differenza che c'è tra giullare e menestrello, diciamo. Il giullare lavora a partita IVA, diremmo noi oggi. Il menestrello invece ha un regolare contratto, quindi lavora solo per un datore di lavoro. L'altra figura da cui non ci si può esimere è quella dei trovatori. Però a differenza dei giullari, qua con i trovatori siamo in un ambito molto ristretto e molto delimitato, sia cronologicamente che geograficamente, come vi dicevo. Però sono importantissimi i trovatori, perché sono quelli che hanno scritto forse la più bella musica profana di tutto il Medioevo. Le più belle melodie profane sono quelle di alcuni trovatori, soprattutto Ventador. Bernardo Ventador per me ha scritto la più bella musica profana del Medioevo, e sono anche un modello di musica profana, di melodia profana, che viene imitato tantissimo fino all'avvento della polifonia. Soprattutto, anzi, ci sono alcuni trovatori che vengono ricordati più per le musiche che per i testi. Per esempio Bertrand de Born. Se voi leggete la vita di Bertrand de Born, che c'è all'inizio della, di non mi ricordo quale raccolta, insomma, medievale del XV secolo, di testi di trovatori, dice proprio: sì, scrisse dei testi che erano così così, però le melodie sono bellissime, dice proprio il tipo che scrisse la vita. Ecco. Poi vi dicevo, a un certo punto, soprattutto dall'XI-XII secolo in poi, questa avventura delle corti inizia a trasferirsi in città, perché rinascono le città. Nel basso Medioevo rifioriscono le grandi città. Le grandi città medievali, come Bologna, come Parigi, in realtà sono quelle del basso Medioevo, tra l'XI e il XIV secolo. Firenze, no? Questa idea che noi abbiamo di città medievale, in realtà è la città del basso Medioevo. Perché? Perché si riforma un tessuto sociale e soprattutto delle istituzioni forti, nascono i comuni. Queste nuove comunità cittadine si auto-organizzano, si autodeterminano come comuni indipendenti, autonomi, soprattutto nel nord Italia, e questo dà la possibilità al tessuto sociale delle città di rinascere, di riespandersi. E di conseguenza anche la musica che si fa in queste nuove comunità cittadine è diversa. E qual è questa musica? Sono due le cose che dobbiamo ricordare. Da un punto di vista liturgico, quel lavoro che prima si faceva dentro i monasteri, adesso si fa nelle cattedrali delle città. Nelle grandi chiese cattedrali diventano quelle i nuovi laboratori dove si formano i nuovi musicisti. E quella che era forse la più importante delle scuole cattedrali di tutta l'Europa medievale era a Parigi, era la scuola di Notre Dame. E da lì nasce un nuovissimo modo di fare musica liturgica, ad opera soprattutto di alcuni compositori di cui conosciamo anche il nome. Sono i primi compositori della musica occidentale di cui conosciamo il nome, che si inventano un nuovo tipo di polifonia. Cioè, vi dicevo, la prima forma di polifonia, vi ricordate, vi ho detto, era l'organum oppure il discanto. Cioè io canto una melodia e un altro cantore canta le stesse note insieme a me, però ad un'altezza diversa, un po' più alto, un po' più basse. Un maestro del coro di Notre Dame, che ci è stato tramandato come tale Magister Leoninus, a un certo punto ha un'idea. Dice: io prendo le note di un canto gregoriano e
e le faccio cantare a una voce, a un cantante, però allungando molto la durata di ogni nota, quindi cantando molto lentamente, in modo tale che un'altra voce, che si chiama vox organalis, può aggiungere dei melismi, delle fioriture, delle melodie molto complesse al di sopra. Inventa quello che si chiamerà organum duplum, cioè organum a due voce o organum fiorito, perché per la prima volta una voce, invece che riprendere una singola nota di quella sotto, se ne va per i fatti suoi, sale, scende, fa delle cose fioritissime, bellissime. Addirittura un suo allievo, che ci è stato tramandato come Magister Perotinus Magnus, cioè grande, tanto per dire quanto era importante, aumenta il numero delle voci, queste voci da due, quindi una voce che tiene le note principali e una sopra che si muove, diventano tre o quattro, quindi una voce sotto che tiene questa melodia e tre voci sopra che vanno in contrappunto fra loro. Questo è l'organum triplum o quadruplum di Perotinus e questa è la più antica forma di polifonia fiorita che noi conosciamo in Europa e sono i primi compositori occidentali di cui conosciamo il nome, Leoninus e Perotinus, della scuola di Notre Dame. Questa melodia che viene tenuta in basso, quindi la melodia gregoriana, ha queste note lunghe tenute e quindi questa nota, questa melodia, la voce che canta questa melodia prenderà il nome di tenor, perché è la voce che tiene le note lunghe su cui si sviluppa la polifonia. Questa idea del tenor su cui si sovrappone tutta la polifonia delle altre voci è l'idea chiave da cui nasce tutta la polifonia successiva. È la polifonia che si fa in città, quindi vedete che in città finalmente si può cominciare a fare un tipo di musica molto complesso. Questo perché? Innanzitutto perché ci sono le scuole cattedrali che insegnano ai musicisti a comporre, nascono le università e dentro le università si studia anche la musica. Quindi la competenza del musicista cambia, il musicista non è più uno studioso di cosmologia, della struttura dell'universo, ma è uno che scrive la polifonia, che costruisce degli edifici che però sono fatti di suoni stavolta. E quindi c'è la possibilità di sviluppare questa arte polifonica, della polifonia, del contrappunto, che sarà la cifra stilistica di tutta la musica successiva per almeno tre secoli, fino al 1600. Questa prima parte di polifonia che nasce a Notre Dame si chiama Ars Antiqua, cioè l'arte della polifonia antica, e aveva un grosso problema. Se voi guardate le note, dove sta? Se voi guardate le note, eccoli qua, della scrittura del canto liturgico, noi sappiamo l'altezza, ma non la durata. Non sappiamo quanto dura ogni nota, le note sono tutte uguali. E questo nella polifonia è un grande problema. Perché per far funzionare le voci tra di loro bisogna sapere esattamente quanto dura ogni nota. Come viene risolto questo problema nell'Ars Antiqua, quindi nella prima polifonia? Con dei moduli ritmici che si ripetono, per esempio pam 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 pam, oppure pam 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 pam, tutte le note hanno queste durate cicliche e questo modulo ritmico si chiama talea. Talea è invece la successione delle altezze dei suoni, si chiama color. Quindi color e talea, qui stiamo scendendo un po' nei dettagli, però mi sembra carino. Quindi la prima polifonia, l'Ars Antiqua, funziona così: si sceglie un color, cioè una successione, una melodia di note, e si sovrappone ad essa una talea, cioè un ritmo che si ripete, intrecciando questi ritmi costanti con queste melodie si ottiene la polifonia.
il tutto su un tenor, cioè su delle note lunghe tenute. La tipica forma di questa polifonia è il mottetto dell'ars antiqua, che infatti è chiamato mottetto isoritmico, cioè che ha sempre la stessa formula ritmica. Qual è il passo successivo? A un certo punto, alla fine del XIII secolo, si inizia a cercare un modo per trascrivere anche la durata delle note, per superare questo gap, questo ostacolo della talea, che se ci pensate è un limite per il compositore, perché lui non può decidere autonomamente la durata di ogni nota, perché non saprebbe come scriverla. E allora c'è un teorico francese, un musicista francese, che si chiamava Philippe de Vitry, che agli inizi del 400 scrive un trattato piccolino che si chiamava Ars Nova, era proprio il titolo del libro, Ars Nova, perché lui aveva inventato un sistema per scrivere anche la durata delle note in maniera molto precisa, ed è più o meno lo stesso sistema che usiamo ancora noi oggi, di suddivisioni successive delle durate delle note. E quindi tutta la polifonia che inizia da Philippe de Vitry in poi si chiama Ars Nova ed è molto più complessa, se ci pensate, dell'Ars Antiqua, perché finalmente i compositori possono veramente scrivere tutta la musica che hanno in mente. E lì inizia questo processo di approfondimento del contrappunto che arriverà poi, se ci pensate, alla fine del 400 alla scuola fiamminga, Josquin, e poi a Palestrina, tutti i vari compositori del Cinquecento, fino a che poi arriva Monteverdi e dice no, basta, torniamo alla seconda pratica, ritorniamo alla monodia, ma qua siamo già fuori dal Medioevo, quindi non ci interessa più. Detto questo, mi avvierei, se non siete troppo cotti, all'ultima parte nella mia lezioncina, e cioè dopo aver visto alcuni luoghi e alcuni personaggi della musica medievale, oltre che alcuni generi della musica medievale, ragioniamo un attimo sugli strumenti, perché la musica, abbiamo visto, veniva suonata, la musica strumentale, con degli strumenti. E voi oggi, se vedete dei gruppi musicali, degli ensemble che fanno musica medievale, la fanno con degli strumenti musicali. E il problema è: come faccio a capire quali erano gli strumenti della musica del Medioevo? Come faccio a scegliere lo strumento giusto per suonare quel tipo di musica? Grossissimo problema, ma anche un campo di studio molto affascinante. Prima cosa, strumenti aerofoni, strumenti a fiato, in cui è una colonna d'aria all'interno dello strumento che vibra, tutti gli strumenti in cui si soffia. Membranofoni, gli strumenti in cui il suono è prodotto dalla vibrazione di una membrana, di una pelle, i tamburi. Idiofoni sono gli strumenti in cui il suono è prodotto dalla vibrazione dell'intero strumento, esempio un campanello. È un tipico idiofono, ok? Questo dobbiamo tenerlo come punto di riferimento teorico quando parliamo di strumenti musicali. Quali sono le fonti per ricostruire gli strumenti musicali? Sono di quattro tipi: le fonti letterarie, le fonti iconografiche, le fonti archeologiche e le fonti etnologiche. Dobbiamo incrociare questi quattro tipi di dati. Le fonti letterarie sono tutti i testi in cui vengono nominati o descritti gli strumenti musicali, il modo in cui venivano suonati e anche i contesti in cui venivano suonati. E questi testi possono essere opere letterarie, testi tecnici, teorici, che parlano di strumenti o della costruzione di strumenti, ma anche, per esempio, documenti giuridici, testimonianze di cerimoniali in cui sono stati usati degli strumenti, oppure lasciti testamentari costituiti anche da strumenti musicali. Per dire, inventari,
di beni all'interno di enti di cui facevano parte strumenti, quindi sono fonti molto più articolate di quello che pensiamo. E sono molto rare le fonti che ci parlano direttamente di strumenti musicali. Dobbiamo sempre andare a trovare i vari riferimenti sperduti nei testi. Le fonti iconografiche sono fondamentali per la ricostruzione degli strumenti musicali medievali, vanno usate con molta attenzione. Quali sono le fonti iconografiche? Sono tutte le raffigurazioni degli strumenti che possono essere in opere d'arte, ma anche su dei manufatti che di per sé non sono intesi per raffigurare, per esempio le decorazioni di gioielli che hanno motivi che raffigurano strumenti musicali. Oppure un'altra fonte preziosissima del basso medioevo sono i manoscritti, le miniature sui manoscritti. Dopo ve ne faccio vedere alcune. Qua per esempio vedete due esempi molto belli, uno che viene una scultura che viene da uno dei portoni laterali di Notre-Dame a Parigi e l'altro invece che è un affresco del XIV secolo che viene dalla Basilica di San Francesco ad Assisi. Che cosa ci dice questo affresco? Ci dice tante cose, come erano fatti due strumenti, una mandola a pizzico e un doppio flauto, come erano fatti. Ci dice come venivano suonati, come venivano tenuti quando si suonavano e ci dice anche che venivano suonati insieme in un contesto preciso. Quindi vedete quante informazioni diverse ci dà. Ci dice anche il contesto in cui venivano suonati, perché questa è la raffigurazione di una cerimonia pubblica. Le fonti archeologiche sono le più controverse perché sono i ritrovamenti di strumenti musicali. E qua c'è un grosso problema di fondo, cioè che innanzitutto è difficilissimo trovare gli strumenti musicali negli scavi perché sono fatti di materiali che si conservano con grande difficoltà. Sono fatti di legno, di pelle, quindi tutte cose che non si conservano facilmente. E poi c'è un altro grosso problema, che molto spesso gli archeologi non sono musicisti, quindi quando trovano un pezzo di uno strumento musicale non lo riconoscono. Quindi l'archeologia musicale, quindi lo studio dei reperti, dei frammenti di strumenti musicali negli scavi, è una disciplina molto giovane, che è nata negli anni 70. È dagli anni 70 del XX secolo che si è cominciato a formare questa figura professionale di archeologo che sa anche riconoscere gli strumenti musicali e li sa ricostruire. Per esempio, questa qui è una lira, uno strumento a corda che viene da una sepoltura anglosassone famosissima che è stata trovata in Inghilterra. Nel sud dell'Inghilterra, in un sito che si chiama Sutton Hoo, era la tomba di un principe anglosassone del VII secolo, quindi siamo in pieno Alto Medioevo, che era stato seppellito dentro una sua nave, in una barca, con tutto un corredo enorme di oggetti, tra cui c'era anche una lira di legno, che si è conservata perché era sotto la torba ed è stata ricostruita. E questo è stato uno dei primissimi strumenti musicali medievali a essere ricostruito dalle fonti archeologiche. Tra l'altro questo è uno studio in cui sono molto all'avanguardia francesi. L'ultimo tipo di fonte che è molto utile è quella etnografica, cioè per sapere come veniva suonato uno strumento nel Medioevo, noi possiamo anche chiederci se uno strumento come quello viene suonato ancora oggi. Per esempio, questa immagine viene da un manoscritto che si trova a Madrid, all'Escorial, delle Cantigas di Santa Maria, quel repertorio di cui vi parlavo prima, che raffigura uno strumento a corda, quello a destra, quello a sinistra, per il momento lasciamolo stare, quello a destra, un liuto. E noi sappiamo, osservandolo, contando il numero delle corde, il numero dei fori di risonanza, perché è stato raffigurato in maniera molto precisa. Tenete conto che questo disegnino qua è alto 4 centimetri, non è roba così, eppure è stato raffigurato con grandissima precisione,
ci dice addirittura quanti, il numero esatto di corde che aveva, e abbiamo capito che non è altro che un liuto arabo, un oud, come questo. Perché? Perché gli strumenti che si suonavano in Spagna nel XI secolo derivavano direttamente dalla dominazione araba. Quindi se noi oggi andiamo a prendere un suonatore di liuto arabo, è molto probabile che avesse una tecnica molto simile a quella di un suo collega del XIII secolo. Se voi guardate anche il modo in cui impugna il plettro è uguale, il tipo di plettro è uguale, il numero di corde è uguale. Quindi se io osservo come suona uno suonatore moderno di questi strumenti e suona degli strumenti che fanno riferimento a strumenti antichi, soprattutto quelli di cultura araba, che sono praticamente rimasti immutati dal Medioevo ad oggi, io ho una fonte preziosissima per capire come poteva suonare veramente un musicista del Medioevo. Non solo, questa cosa qui mi autorizza anche a suonare la musica medievale spagnola con un liuto arabo, perché io so che era lo stesso identico strumento che veniva usato nel XIII secolo. È per questo che molti gruppi di musica medievale usano strumenti di questo tipo, strumenti arabi. Anche quello che vedete a sinistra, che è uno strumento ad arco, è un rebab, è uno strumento che si trova identico ancora oggi in Nord Africa, uguale, con due corde, costruito allo stesso identico modo, delle stesse identiche dimensioni. Quindi se io vedo un suonatore di rebab marocchino moderno, posso capire come suonava un suo collega alla corte di Galizia nel XIII secolo, e posso usare un rebab per fare la musica spagnola del XIII secolo. Detto questo, qua c'è un po' di bibliografia se volete approfondire quello che vi ho detto. I primi libri, allora, il primo è un bellissimo libro sulla filosofia della musica medievale, è molto concentrato, ma molto ricco, ma molto bello, quello della Claudia Panti. Fubini è un testo abbastanza canonico sulla storia dell'estetica musicale. Ho messo poi anche questa storia della musica Einaudi, che io trovo molto bella perché è molto agile, molto piccola, si consulta molto facilmente, ma c'è tutto quello che serve. Poi ho messo un testo canonico per chi studia l'etnologia musicale, che è questo libro di Alan Merriam, Antropologia della musica, che è stato il primo a dire negli anni 70, in realtà questa è l'ultima edizione, è stato il primo a dire quello che vi ho detto io ora, cioè che si possono osservare i musicisti moderni per capire come suonavano quelli antichi. E poi l'ultimo libro, che è bellissimo, della Catherine Homolettner, che è questo libro francese, che è l'unico libro attualmente esistente sulla archeologia degli strumenti musicali del Medioevo. Questo è molto bello, questo libro, che è molto raro, non si trova facilmente, però è veramente bello, ed è l'unico testo di archeologia musicale del Medioevo attualmente in commercio. Posto? Grazie. Ok.